Ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo in compagnia di Mario Fusani, avvocato giuslavorista e socio fondatore dello studio GF Legal. E ben trovato e benvenuto a questa nuova Grazie. puntata delle interviste di Le Fonti Legal. Ecco, Grazie. l'argomento che affronteremo oggi è diciamo molto particolare, si tratta di una recente sentenza della Cassazione che ha avuto un'ampia eco mediatica, Sì. sia per proprio la tematica che affronta, che insomma di per sé Attira. attira molto, sia proprio per gli effetti che ha avuto e sta avendo su un intero comparto industriale. Parlo ovviamente della sentenza sulla cannabis, che ha stabilito che vendere i derivati della cannabis rappresenta un reato, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante. Ecco, ma questo Sì. che effetti ha avuto? Nel senso che, come sappiamo, sono proliferati negli ultimi anni in Italia gli esercizi commerciali che distribuiscono prodotti legati appunto alla cannabis, in regola. Ecco, dopo però questo tipo di sentenza, le carte sul tavolo cambiano. Sono un po' sparigliate, Esatto, certo. diciamo che questa sentenza potrebbe coinvolgere decine di migliaia di lavoratori. E con lei, avvocato, volevo proprio, vista anche la sua ultratrentennale esperienza in materia di diritto del lavoro, volevo affrontare proprio gli effetti che sta avendo questa sentenza sull'occupazione, sui lavoratori e appunto sulle imprese e sulle start-up che hanno puntato su questo, tra virgolette, business. Certo. Prego. Allora, è chiaro che per partire con un'analisi precisa bisognerebbe incominciare ad avere questa sentenza, che però non è ancora stata pubblicata dalla Cassazione. Ad oggi abbiamo solo un'informazione provvisoria, quindi nemmeno il dispositivo della sentenza, un passettino anteriore, proprio emesso il giorno in cui la Corte ha assunto questa decisione, che effettivamente usa questo termine abbastanza poco chiaro, che sta facendo nascere tutta una serie di problemi e di interpretazioni. Perché, al di là di tutta la premessa sul fatto che è vietata la vendita di prodotti contenenti principio attivo comunque della cannabis, specifica salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante. Ora, io non entro nel merito perché non è la mia specialità stabilire quando un prodotto ha un effetto drogante o meno. Chiudiamo subito qui il discorso perché Certo. non saprei cosa dire e cosa giustificare. La conseguenza però sulle attività commerciali connesse, che non sono solo attività commerciali, perché c'è tutta una filiera che parte dalla produzione, che poi significa trasformazione, quindi realizzazione di tutta una serie di prodotti che non sono solo l'olio, oggetto principale dell'attenzione di questa sentenza, e poi la commercializzazione di tutto questo. Quindi è una filiera abbastanza lunga, come in tutte le attività produttive italiane. Non c'è una norma che stabilisca quando il prodotto ha effetto drogante o meno. C'è un'unica sentenza, un'unica, scusate, un'unica circolare del Ministero degli Interni che ha fissato in questo 0,5% di prodotto il limite oltre il quale si ritiene il prodotto drogante e invece sotto non è drogante. Però stiamo parlando di una circolare di un ministero. Ora è vero, viene messa da un ministero tutto quanto, ma sappiamo benissimo che le circolari non hanno efficacia normativa. Assolutamente. E quindi cosa sta succedendo? E qui ecco il riflesso sull'attività produttiva e lavorativa delle varie aziende che si occupano di queste attività. Sta succedendo che sono partiti già tutta una serie di sequestri che hanno
impedito la vendita ulteriore di questo prodotto nelle rivendite, quindi al rivenditore finale della filiera di cui parlavamo poc'anzi. Quindi, giusto per fare un attimo un riassunto, sulla base della sentenza sono già partiti i sequestri e c'è comunque un vuoto normativo attualmente. Assolutamente sì. C'è un vuoto normativo per cui questi sequestri, questi quindi provvedimenti in esecuzione di questa sentenza, ripeto, non abbiamo ancora nemmeno il dispositivo, però insomma il contenuto che è stato anticipato è quello, io ho letto prima la frase saliente da questo punto di vista, ecco che il ministro, che sono stati effettuati una serie di sequestri. E chiaramente i soggetti che li hanno subiti in alcuni casi hanno anche impugnato questi provvedimenti. Il Tribunale di Genova per primo, il Tribunale del Riesame, io sulla procedura penale non sono ferratissimo perché non è il mio mestiere, però il Tribunale del Riesame di Genova ha dichiarato che riferendosi alla circolare di cui parlavamo prima, la circolare del 2018, ha disposto il dissequestro considerando che il principio, essendo inferiore allo 0,5 che il Ministero aveva indicato, non sia un prodotto sequestrabile perché non dovrebbe avere questa efficacia drogante, ripetiamo sempre questa espressione, che è quella usata dal comunicato della Corte di Cassazione. Ecco, questo, se vogliamo, complica ancora di più le cose da un punto di vista lavoristico, perché se prima potevo avere una decisione che mi dava una certa certezza e drammaticamente avrei potuto, come azienda, ripeto, sia di produzione che di trasformazione che di commercializzazione, provvedere a mettere in atto i provvedimenti conseguenziali, è chiaro che in una situazione di questo genere si crea anche un ulteriore problema, perché non dimentichiamo che è vero che c'è stata un'impennata nell'attività produttiva della canapa, sia a livello di produzione che a livello di abbiamo circa 400 ettari coltivati a canapa nel 2013, nel 2018 pare che siano 4.000 gli ultimi rilevazioni. Aumentati di 10 volte. Si sono decuplicati in 4 anni. Quindi è un business che effettivamente attrae molto. Sì. La produzione degli oli è quella prioritaria e maggioritaria, ma ci sono anche tutte le produzioni connesse e si spazia dall'abbigliamento ai detersivi, agli accessori per la casa, tutta una serie di cose. Certo, ma infatti giusto per dare un'idea della popolazione coinvolta, insomma, si parla appunto decine di migliaia di lavoratori, si parla di una possibile, che si stanno cercando più o meno di mettersi d'accordo, magari di portare avanti una class action, questo giusto per dare il quadro dell'effetto che sta avendo questa decisione, che è appunto di fine maggio, peraltro. Sì, 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 molto fa. Recente. Allora, sicuramente ci sono, a me risulta, due associazioni di categoria, che forse chiamarle associazioni di categoria non è esatto, perché non mi risulta che siano inserite in nessuno strumento confederale, datoriale, ma comunque confederale. Sono associazioni di produttori. Non contano ancora molti iscritti. Complessivamente ci sono associate in una cinquanta, in un'altra poco più che una cinquantina di aziende rappresentate. Alcuni dati hanno portato a individuare in 15.000 la possibile platea delle persone coinvolte.
Secondo me, se si arriva a questa cifra, che mi sembra importante, però comunque stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, sono da ricomprendere anche i titolari delle imprese, quindi non solo i lavoratori subordinati e dipendenti, ma proprio la filiera nel suo insieme e nel suo complesso, che comunque è attività lavorativa anche quella, non è che non lo sia, Assolutamente. tutt'altro. Però. Il problema di queste strutture qual è? Che comunque a questo momento non pare che ci siano ancora degli investimenti così massivi, così importanti, tali da avere dei soggetti che possano essere definiti come estremamente rappresentativi. Quindi è in corso questa attività di aggregazione che è essenziale. E bisognerà vedere che riscontri e che risultati potrà ottenere dagli enti istituzionali, perché poi alla fine della fiera, torniamo un attimo al discorso iniziale, se manca un riferimento normativo, la norma non è che uno se la può fabbricare in casa, deve essere fatta dal potere legislativo. Probabilmente avrebbe dovuto essere stata fatta comunque prima Avrebbe dello dovuto sviluppo di. essere fatta prima, senz'altro, questo è fuori di dubbio, però non è stata fatta. Non c'è, ripetiamo, c'è solo questa circolare. Il fatto è che incominciano a esserci delle conseguenze. Sono apparse anche sulla stampa alcune notizie di aziende che hanno dovuto cominciare a chiudere, perché un conto sono alcune tipologie che avevano utilizzato questi prodotti come un'ulteriore serie, un'ulteriore gamma di prodotto da offrire ai propri clienti. Mi è capitato di vedere un distributore di benzina con il rivenditore, il box relativo alla vendita della cannabis, dei prodotti della cannabis, parliamo sempre di Certo, quelli certo. legittimi ovviamente. Però ci sono anche tanti esercizi mediamente piccoli, monoprodotto. Ho letto proprio poco tempo fa un'intervista a una persona, a una titolare che ha investito tutte le sue risorse nello sviluppo di questo negozio, che stava andando molto bene, e che pur non avendo subito un sequestro ha deciso di abbandonare questo settore e dice purtroppo la vendita degli altri prodotti, al di là dell'olio, che è il maggiore incriminato, sono il 10-15% dell'attività comunque di vendita che l'esercizio aveva, quindi ha un'incidenza molto forte, un'incidenza estremamente forte. Certo, ma E quali sono poi insomma, anche gli strumenti a disposizione diciamo, delle imprese per poter far fronte anche qui bisogna, certo, bisogna a delle fare. esigenze dei lavoratori che appunto a questo punto Bisogna sono fare la grande in uscita? distinzione fra coloro che sono imprenditori, e quindi lì purtroppo il rischio di impresa ricade tutto sugli stessi, non c'è un ammortizzatore sociale per gli imprenditori, invece cosa diversa per le aziende, per i dipendenti delle aziende ovviamente, quindi per le aziende un po' più strutturate, quindi non ditte individuali che fanno tutto in casa, diciamo così, o imprese piccole, imprese familiari, ma per le aziende un pochino più strutturate che hanno dei dipendenti. Ecco che questi dipendenti possono avere qualche ammortizzatore. Il primo generalizzato, non è di moda oggi richiamare il Jobs Act di Renzi, però effettivamente ha esteso praticamente a tutte le aziende la possibilità di usufruire per i propri dipendenti una volta si chiamava l'assegno di disoccupazione, oggi NASPI, l'indennità di NASPI. L'indennità di NASPI che è proporzionata alla durata del rapporto, per cui qui ipotizziamo che i rapporti siano ancora tutti molto giovani, quindi probabilmente con difficoltà si arriverà al massimo della tutela di 12 mesi. Però, insomma, comunque è uno scivolo per incominciare ad avere qualche cosa.
Poi, a seconda dei contratti collettivi, ci sono alcuni fondi interni di costituzione contrattuale che però mediamente riguardano le aziende che hanno più di 5 dipendenti. Allora, questo potrebbe interessare probabilmente qualche azienda agricola e qualche azienda di produzione e di trasformazione del prodotto. Un qualcosa di meno, secondo me, sulla commercializzazione. A meno che non si parli di aziende che hanno aggiunto il prodotto cannabis alla gamma dei prodotti offerti ai clienti e che magari avevano fatto qualche anche investimento sul personale, magari assumendo una persona o due. E chiaramente a questo punto probabilmente dovranno fare marcia indietro, allora in questo caso sì, se superano il totale delle 5 unità possono accedere ai fondi contrattuali aziendali per il sostegno, fondi di integrazione salariale fissa, che sono specifici, però sono di alimentazione contrattuale, poi magari vengono gestiti anche dall'INPS, ma sono dedicati ad alcuni comparti commerciali e il contratto collettivo del commercio. Certo, se applicassero altri contratti collettivi alimentari piuttosto che altre cose, è chiaro che bisogna andare poi a fare la specifica analisi di quello che è il contratto collettivo che viene applicato da quell'azienda, non dall'insieme. Non si può fare un discorso generalizzato. In questo senso, anche le associazioni che sono nate a tutela potrebbero fare una fortissima opera di mediazione, perché così come le organizzazioni sindacali, anche le organizzazioni datoriali hanno questa funzione di mediazione sociale, perché se no si innesca un meccanismo di negoziazione B2B che Stato contro il singolo negozietto, insomma, non porta dei grandi risultati. E quindi l'aggregazione che le associazioni di categoria, Coldiretti mi sembra che si stia un po' muovendo, pur essendo estremamente grande Coldiretti, per canalizzare qualcosa, che si stia un po' occupando di questa cosa, perché effettivamente poi ce ne sono tanti di prodotti e di indotti che possono essere. Un'altra notizia che è apparsa, un'azienda della Bergamasca ha iniziato la produzione, un nome un po' bizzarro, Mariuolo, però è un gelato alla cannabis, che magari in questa stagione avrebbe attirato anche molti clienti con questa calura e con queste cose. Anche lì, la sentenza non c'è ancora, le indicazioni ci sono, il rischio che vengano posti sotto sequestro c'è, l'imprenditore accorto può lanciarsi serenamente, può fare degli investimenti anche in termini di assunzione, di investimenti in risorse umane, beh, insomma, è da soppesare con estrema attenzione. Dall'altro lato bisogna vedere se è già insomma, il caso di dismettere questo tipo di business oppure aspettare ancora. È chiaro che il vento governativo non va chiaramente a favore di questo. L'incertezza e l'assenza di un'indicazione non aiuta. Nel bene o nel male, nella prosecuzione o nel mantenimento, ma non aiuta. Non aiuta assolutamente. È giusto per fare un collegamento riguardo alla parola incertezza che lei ha usato e che sta anche, diciamo, denotando il mercato, insomma, caratterizzando il mercato del lavoro negli ultimi mesi. Per cui parlo ovviamente del decreto crescita, insomma, di quello che resta del Jobs Act che lei ha appena citato, e le chiedo in questo senso la sua opinione. Io sono molto critico verso questi provvedimenti, lo dico senza giri di parole. Oramai siamo arrivati alla esplosione dei problemi derivanti dal decreto dignità. Il decreto dignità, che avrebbe dovuto comportare l'incremento delle risorse assunte a tempo indeterminato e tutto quanto,
in realtà sta provocando tutta una serie di risoluzioni di rapporti di lavoro che avrebbero potuto avere comunque una prosecuzione. È vero, il precariato non è una soluzione interessante per nessun lavoratore, assolutamente. Però da qui a eliminare una serie di possibilità, perché la conversione da tempi determinati, o comunque usiamo ancora un vecchio termine un po' omnicomprensivo, atipici, in subordinati, a tempo indeterminato, è molto più contenuta, c'è stata in parte, ma è molto contenuta rispetto a quello che era stato il proliferare di attività lavorative, anche se effettivamente non erano tutte stabili e stabilizzate. Quindi sicuramente quegli strumenti potevano non essere essenziali, potevano non essere definitivi e sicuramente erano migliorabili. Ma da qui a cercare di imporre con un decreto, con una legge, insomma con un provvedimento, una stabilizzazione quando il mercato non è in grado di assorbirla, perché si pensi a tutte le attività flessibili. Ci sono aziende, penso alla logistica, penso alla produzione alimentare, penso a una serie, penso allo spettacolo, penso a tutto il comparto cinematografico, che hanno delle variabilità estreme. Io assisto un ente che ha una base stabile di circa 100 persone, che fa tutta una serie di eventi, in particolare all'apice di uno dei più importanti, a livello mondiale oserei dire, arriva ad avere 1.100 persone, da 100 che ne ha come staff di base. Allora, le 100 di base possono e devono essere stabilizzate, ma le altre, che ogni anno devono avere una competenza magari diversa, perché non è come succedeva ai tempi quando fu inventato di fatto il part-time verticale, che si diceva le commesse della Rinascente, non so se si può dire, comunque della grande distribuzione, lavorano praticamente a luglio, quando ci sono, a luglio-agosto, che ci sono le dipendenti normali in ferie, e lavorano un sacco a dicembre, perché notoriamente è il periodo per cui quel tipo di commercio ha un picco Certo. in aumento. In certi casi cambiano le professionalità, cambiano le competenze, cambiano i numeri, perché non c'è mai una stagione uguale all'altra. Allora, vogliamo dare qualche strumento che consenta l'esercizio? Ora, io non voglio arrivare al paradosso degli esercenti balneari della costiera adriatica, che hanno lamentato che non trovano più bagnini perché preferiscono l'assegno di Certo. cittadinanza. Però è un problema. È Eh un sì, vedremo problema. insomma quali saranno poi gli sviluppi, e, insomma, sia Certo. riguardo l'argomento che abbiamo trattato, che è quello della cannabis, sia chiaramente tutto il comparto del lavoro. Io, avvocato, la ringrazio molto per essere stato con Ringrazio a voi. noi e per la chiarezza, insomma, con cui ha spiegato un tema davvero tecnico. E grazie, e un saluto ai nostri telespettatori e rimanete con noi. Grazie a voi, a tutti quanti.